Ciao a tutti amici di Giappone a quattro mani. Oggi parleremo di biciclette, anche perché, come probabilmente saprete, recentemente si è parlato molto di un fatto di cronaca, ovvero di un ragazzo arrestato in Giappone a causa di un incidente in bicicletta. Questo ragazzo, Piero Vincent Mazzarella, figlio dell'attore Marcello Mazzarella, che ahimè non conoscevo, ha avuto un incidente, ha investito una signora anziana. Noi non abbiamo in mano i dati per giudicare questa vicenda perché appunto l'unica cosa che sappiamo è che la signora anziana si è fratturata il bacino e questo ragazzo ha fatto quello che doveva fare, quindi ha chiamato i soccorsi e via dicendo. Un'assicurazione ce l'aveva, però è stato lo stesso incarcerato, è stato circa 2 settimane in carcere e in attesa di accertamenti. Non sappiamo altro, sappiamo solo che è stato scarcerato 2 giorni fa e tutto è finito bene. Quindi non giudicheremo, ma vi spiegheremo quali sono le regole e i comportamenti da tenere se si vuole andare in bicicletta in Giappone, anche per evitare magari incidenti. I giapponesi, che di solito seguono le regole proprio alla lettera, quando salgono in bici a volte però si trasformano. Lo vedrete nella sigla. Ci hanno dato questo libricino che contiene alcune regole di comportamento da utilizzare in Giappone. C'è un capitolo anche sulle bici, quindi vi dirò cosa consiglia. Allora, prima cosa da fare, quando acquistate una bici in Giappone, questa è considerata un veicolo, quindi va registrata per prevenire eventuali reati. Anche se ti è stata regalata la bicicletta, devi registrarla, quindi si fa una nuova registrazione per gli stessi motivi di prima. Bisogna fare attenzione quando si guida una bicicletta e dare sempre la precedenza ai pedoni, cosa che i giapponesi non fanno mai. Quindi non so bene se queste sono le regole generali per andare in bicicletta in Giappone o sono le regole che devono osservare gli stranieri che vanno in bicicletta in Giappone. Comunque, andiamo avanti. I pedoni tengono la destra e i veicoli la sinistra, secondo le regole del traffico giapponese, quindi bisogna tenere conto anche di questa cosa. In Giappone questa è importantissima e appunto per questa situazione probabilmente che vi citavo prima, il problema principale era appurare se il ragazzo fosse stato sotto effetti di alcolici o stupefacenti o altro. Avete capito di che cosa sto parlando? Non bisogna assolutamente guidare una bici da ubriachi o comunque avendo uno stato mentale alterato da qualsiasi tipo di sostanze. Attenzione perché non va nei guai solo chi guida la bicicletta, ma anche chi gli ha dato da bere, come accade per la guida di un'automobile o di una moto o di un altro veicolo. Viene detto anche di seguire, per favore, le regole del traffico e le buone maniere. Quindi si richiede di accendere la luce di sera. Non si può andare in bici in due, ecco, questo è stranissimo perché i giapponesi lo fanno sempre, l'ho visto anche andare in quattro in bici, due adulti e un bambino davanti e un bambino dietro negli appositi seggiolini. Vendono appunto gli appositi seggiolini, ma qua nelle nostre regole per studenti viene esplicitamente detto che non si può andare in bici in due, nemmeno nelle bici fatte apposta per 2 persone, quindi suppongo si parli di tandem, che ho visto anche in Giappone. In entrambi i casi viene considerata come una violazione del codice della strada. Viene, bello perché è sempre per favore, viene detto per favore seguite sempre le regole del codice della strada, come se non l'avessero ancora detto, cioè l'abbiamo capito, per non danneggiare gli altri o voi stessi. E poi qua ci buttano una velata minaccia così buttata lì, potreste passare guai seri. Occhio. Cioè loro ve lo dicono prima, capito? Quindi non vi dicono quali sono questi guai seri, ma potreste passare. Ecco, altra regola importantissima, questa vabbè va un po' a logica, però se vedete una bicicletta che sembra abbandonata e rompete il lucchetto, quindi voglio dire, cioè, vabbè, sarete accusati di furto e di appropriazione indebita di oggetto smarrito. Quindi questo vale un po' per tutti gli oggetti smarriti. Se trovate in Giappone un oggetto smarrito, in questo caso una bicicletta, ma qualunque cosa, va consegnata all'ufficio oggetti smarriti. La bicicletta lasciatela invece dove fate prima, perché
perché non ci si può appropriare di oggetti smarriti in Giappone. Ultima regola che viene citata sempre nel libretto: è considerato un crimine usare bicicletta altrui. Che questo comunque ve l'avevano già detto prima, devi registrarla anche se ti viene regalata o prestata, quindi non potete andare su biciclette prestate. Se ve la prestano la registrate, poi la riregistrate di nuovo a nome del proprietario. Io ho concluso con quello che viene detto su questo libricino, passo la parola a Andrea che si è ulteriormente informato su internet e ha trovato altre cose interessanti. Vai! Eccomi, è il mio turno. Allora, le informazioni che aggiungiamo le trovate su internet tramite un PDF che vi lasciamo in descrizione e sono le Traffic Safety Guidelines per pedoni e ciclisti. La prima cosa da considerare è che la bicicletta è un veicolo a tutti gli effetti in Giappone, come se fosse la vostra macchina. Quindi ci sono delle cose a cui fare attenzione, ovvero la registrazione del veicolo al punto vendita della bicicletta o al Koban della polizia e ai cambi di proprietà. Quindi nel caso vi regalassero la bicicletta o la compraste da terzi, tipo in siti online come Tokyo o Sayonara Tokyo, perché Tokyo, i Sayonara Sales, qualunque città sia, fate sempre attenzione che il proprietario abbia i documenti in modo che voi possiate fare il cambio di proprietà, altrimenti andate in giro con una bicicletta illegalmente, ok? Un'altra cosa a cui fare attenzione è quello che per noi può essere il tagliando del veicolo, no? Quindi in Giappone vanno oltre, anche la bicicletta va fatta controllare da tecnici e esistono dei bollini che vedrete adesso in immagine che garantiscono la conformità del veicolo in modo che possiate non essere di danno agli altri. Il libretto vi consiglia anche in modo ossessivo compulsivo di fare attenzione a tutti i minimi dettagli della bicicletta, cioè fate attenzione che il sellino sia all'altezza giusta quando state sopra la bicicletta, che il manubrio sia perfettamente perpendicolare alla ruota, che la luce davanti funzioni, si accenda perché va utilizzata sia di notte sia in galleria, che tutti i catarifrangenti siano integri e che riflettano la luce in modo che vi vedano in strada, che i freni funzionano e che le ruote siano gonfie e che il battistrada non sia troppo consumato, ecco, e che la catena non sia troppo molle, morbida e rischi di uscire. Ecco, questo è il minimo sindacale per loro. Vi consigliamo caldamente di stipulare l'assicurazione per il veicolo, per la bicicletta, e così da non avere problemi in caso di incidente e non farvi svuotare il portafoglio. A proposito di incidente, cosa fare se siete coinvolti in un incidente? La guida consiglia: prima di tutto accostate la bicicletta a un muro in modo che non sia di ingombro ai pedoni di passaggio. Intervenite se possibile sul ferito. Forse questa è una cosa un po' diversa da noi, dove si chiede di non intervenire fino all'arrivo dell'ambulanza, ma si tratta comunque di tamponare la ferita nel caso ci fosse una ferita aperta e di chiamare subito i soccorsi, che sono l'119 per l'ambulanza, che al contrario è del 911 americano, quindi ci si può ricordare un po' se si è in difficoltà, e il 110 per la polizia, da chiamare sempre anche nel caso l'incidente non sia di grande rilevanza, però la polizia va chiamata e devono fare i rilevamenti del caso, deve essere segnalato l'incidente. Passando invece alle norme di guida più semplici, ricordate sempre che il traffico in Giappone è al contrario rispetto al nostro, come in Inghilterra, quindi il ciclista deve sempre stare sulla sinistra, cioè occupare il lato sinistro della strada, e può passare sui marciapiedi solo se è indicata la zona per le biciclette. In realtà non è così, nel senso che in Giappone tutti i giapponesi vi schizzeranno di fianco sul marciapiede, vi suoneranno il campanello per passare, anche se in realtà è il ciclista a dover rallentare piuttosto fino a fermarsi per dare la precedenza ai pedoni. Quindi fate attenzione anche per quello, perché i giapponesi piuttosto vi stirano. Però sono bravi a non stirarti. Sì, sono bravi a non stirarti. Sì, hanno suono di sperpente fino alla fine, poi... Sì, sanno zigzagare tra la gente in modo abile, molto abile. La gente è ocio, dovete essere abili anche voi a schivarli. Esatto. E capita ogni tanto di vedere qualche incidente tra biciclette. Altra cosa, non si può guidare la bicicletta
ovviamente utilizzando un cellulare. Non so, se giocate a Pokémon Go magari sì, lo fanno tutti. Arrivo, no. Arrivo, perché io li ho beccati, li avete già visti nella sigla. Sono sempre con sto cellulare in mano, sì, mentre sì, guidano, sempre. Con l'ombrello in mano. Con mentre l'ombrello guidano. Anche, non si può. Non si può, non si può, ma lo fanno. È un po' strano, perché con l'ombrello è un po' quando strano. Piove a cattina. Cioè loro hanno la stagione delle piogge. Hai capito che c'è la stagione delle piogge? Non è in bicicletta. Devi avere il mandato, va bene, ma magari tenerci anche due mani, cosa fai? Intanto. E guarda mamma, senza mani. Io l'ho visto gente, così, senza mani, ti, e poi perché c'è gente davanti, gente che fa così, loro che fanno quello. Oh, giapponesi. Cioè, la vostra, detto, loro fanno come vogliono. Il vostro essere così per le regole, applichiamolo anche alla bicicletta. Non che ci dite a noi studenti che dobbiamo essere così e poi voi fate un po' che vi pare. Comunque, già che mi sono introdotta così. Mi ruba la scena. Esatto. Di che cosa dobbiamo ancora parlare? Delle multe. Delle multe. Esatto. Non ce l'avamo messi d'accordo prima. Delle multe, e quindi ci ricolleghiamo ai parcheggi, a tutte queste cose che abbiamo detto prima, perché vi possono arrivare dei bei multoni. E alla fine vi faremo vedere il filmato su queste simpatiche cose. Quindi, allora, non andate in bicicletta con l'ombrello, non ascoltate neanche la musica con gli auricolari, perché vi tolgono un senso importantissimo che è l'udito, ma soprattutto non mollate la bici dove vi pare, perché vi arrivano delle multone. Ho trovato un articolo interessante, ve lo linko comunque sempre in descrizione. Comunque vi ricordo che ci sono dei parcheggi appositi, purtroppo quasi sempre a pagamento, ma a volte li trovate anche liberi, appositi per le biciclette, e quelli andrebbero usati. Sono dei parcheggi enormi. Esatto, enormi. A più piani. A più piani anche, sì. Non ho ancora ben capito come funzionino, ma dovete pagare. Sì, certo. Non so se c'è un abbonamento o cosa, poi alla fine noi la bici non l'abbiamo gratuiti, mai preso. Non so neanche se esistono. No, no, in ci Giappone, sono, però. Li ho visti, sì, esistono. Sì, li ho visti, e tra l'altro c'è anche un servizio di bike sharing, c'è anche un servizio di affitto biciclette, però purtroppo non siamo abbastanza informati, avremmo voluto, ma poi alla fine non l'abbiamo dopo preso, tutto quindi. Questo terrorismo psicologico, io non, esatto, non utilizzerò mai una bicicletta, esatto, in Giappone, non, comunque. Non è che ne abbia tanta più voglia. Però, quindi, se volete vedere le multe, guardatevi l'articolo che vi ho linkato, se no vi lasciamo con questo breve filmato dove io ho beccato delle belle biciclette con delle multe, o almeno con degli avvertimenti. Non erano molte, erano molte. Al prossimo video! Ciao, ciao ciao! Ecco, come detto più volte, ci sono dei posti dove non si può parcheggiare, se parcheggi ti arriva la multina. O comunque qua mi sembra solo un avviso per ora, però comunque gente, occhio, non parcheggiate dove non si può parcheggiare. Ecco qua.